Vorrei leggervi il testo del manifesto. L'altra faccia dell'amore, mi amavo più della sua stessa vita. Bel messaggio d'amore. Però dietro questo poi si nasconde tanta violenza. Violenza della quale stasera qui a Corbara, nell'aula consiliare, si parla fra donne e uomini. Si parla di femminicidio, si parla di violenza sulle donne. Si parla di un amore così forte che non rispecchia la libertà stessa della donna. L'aspetto più inquietante in tutta questa incredibile mattanza di donne tragicamente ammazzate, in questa assurda epidemia di femminicidio, è rappresentata proprio dalla assuefazione, vorrei dire. Oggi purtroppo non ci si meraviglia più. Qualche tempo fa casi come quelli di Antonella Multari, di Nadia Meneghini, facevano veramente notizia, facevano tremare, creavano terrore. Oggi purtroppo ci siamo quasi lentamente assuefacendo a queste brutture ed è una cosa che non è tollerabile. Non credo che ci sia un maggior numero di casi, è un nuovo modo di classificare quelli che una volta erano per esempio i delitti di onore, certo. Li abbiamo sempre avuti, bisognerebbe dargli questo nome. Infatti io, le care amiche che hanno organizzato questo convegno, l'hanno chiamato l'altra faccia dell'amore, farò questa piccola critica e dirò che dobbiamo assolutamente smettere di associare atti di violenza con l'amore, perché noi tutti e tutte sappiamo che quando amiamo qualcuno vogliamo il suo bene, non lo vogliamo vedere né morto, né ferito, né insultato, né violentato. E quindi su questo, queste due parole, amore, passione e violenza, vanno, quello è odio, il suo nome è odio. Purtroppo il femminicidio è alla ribalta, è la cronaca ed è un fenomeno che sembra diventare sempre più frequente. Noi vogliamo informare le donne e vogliamo dire alle donne di non aver paura, perché dietro di loro ci sono altre donne che le sostengono.